Siamo pronti, Pierluigi Pardo e Stefano Nava, anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questa sfida. Un saluto anche da parte mia. Speriamo che le premesse della vigilia vengano rispettate e che il match si mantenga godibile dall'inizio alla fine. Ecco la formazione della squadra di casa. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla recuperata, azione interrotta. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Punta l'area. Non è finita. Contrasto ruvido, vigoroso. Azione interrotta. Occhio alla ripartenza. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano alla vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro per il titolo. In effetti sono rimasto sorpreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato. I campionati combattuti punto a punto fino all'ultima giornata sono sicuramente più avvincenti. Sembrava fallo, ma si gioca. Via, via, via. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Tiro senza troppe pretese, facile qui per il portiere. Palla nuovamente in possesso. Si avvicina all'area. Occasione d'oro. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione. I riflessi fuori dal comune. Ali Abdi. Occhio che guadagna metri. Cerca il sostegno dei compagni. Ali Abdi. Bravi qui a bloccare tutto. Pressing sul portatore di palla. Guadagna metri. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo. Esce e recupera il pallone. Occhio a questo lancio. Attento a qui il portiere che dice di no. Sarà corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ottimo il dive, vai. Occhio al suo movimento. È stato fermato dal difensore. Si fa spazio.
nessun problema per il portiere. Guadagna metri verso l'area. Può far male da lì. Hanno trovato il gol del vantaggio, che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Risultato che cambia dunque a pochi istanti dall'intervallo, grazie al gol che stiamo rivedendo. Gol che potrebbe cambiare gli equilibri del match nella ripresa, anche e soprattutto a livello mentale. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. L'arbitro manda tutto. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Punta l'area. Lo ferma ma non controlla. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Prova a andare. Palla in out, sarà corner. Palla battuta troppo sul portiere, che non ha problemi. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo, un gol questo che potrebbe rivelarsi decisivo anche e soprattutto a livello morale. Occhio, cerca l'area di rigore. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Standard radio mercato, il giocatore. Occhio al pallone filtrante. Occasione d'oro. Aveva scelto bene il tempo dello stacco, ma ha angolato male. Eh già, palla che è terminata a fil di palo, spinta fuori quasi con lo sguardo dal portiere che sembrava essere battuto. Si avvicina all'area, cerca la rete, non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Pierre, il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Palla larga, punta la porta, palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Buono l'appoggio. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. C'è spazio per andare. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Occhio al suo movimento. Attenzione! Splendido il tiro che finisce alto.
giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona, una dei migliori anche oggi. Guadagna metri. Ha spazio per opportunità. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Non va per il sottile e concede il fallo laterale. Grande chiusura difensiva. C'è il triangolo. Grande atmosfera adesso sul... Arbitro dice che fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Ancora 600 secondi alla fine. Hanno deciso di cambiare tattica, affidandosi adesso ai lanci lunghi in area nel tentativo di sorprendere la difesa avversaria. Devono fare qualcosa di più se vogliono segnare. In questo senso trovo azzeccata la scelta di optare per i cross in area. Occhio al pallone in mezzo. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Prova a pressare. Guadagna metri verso l'area. Prova ad andare. Occhio al rimbalzo. La traiettoria verso il centro. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. A full. Ci saranno da recuperare. Occhio alla ripartenza. Ottimi i suoi passaggi oggi. Ottima chiusura difensiva, situazione che era complicata. Game over, finisce la gara. Oggi è stata soprattutto la difesa.